Oh, e bella ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Abbiamo lasciato la nostra Ellie e Dina in preda di questa bufera. Andiamo subito a vedere come e come si svolgerà e cosa succederà in questa vicenda qui. La scorsa volta abbiamo avuto un incontro sgradevole nel Clicker, la nostra prima morte praticamente. Mi ero dimenticato ammazzassero con un colpo, ma ho anche scoperto che appunto non ammazzano, cioè non c'è bisogno di crearti il coltello per far fuori Clicker. Cioè, sta roba qua è fenomenale, permette lo stealth senza bisogno di ricorrere ogni volta a trovare gli elementi giusti che spezzano di conseguenza il ritmo della furtività. Invece qua basta avere gli elementi per crearti il medikit, le molotov e quant'altro, ma rilanciabili e consumabili. E dopo, tra l'altro, con le pastiglie ti permette di avere il crafting più lineare di così, veramente, ragazzi, non ho parole. E mi sta piacendo perché ti permette di godere la trama al 100%. Sono contentissimo di questo gioco, davvero contentissimo. Allora, mi preparo bene e andiamo avanti. Guardate i dettagli della neve, che bella. Agghiacciato. Bellissimi, bellissimi. No, che ci si perde. Fa fatica a scattare. Ecco. Qua. Che belli gli interni, ragazzi. I'll get the door. Fantastico, mamma che bel gioco. Scusate l'enfasi, ma sapete che a me piace condividere quello che vedo e sento. Mi sento, visto che uso sempre le mani, porta, allora andiamo avanti, no, ok, sembrerebbe non esserci nulla, va bene, e qui non c'è niente. Ce l'ha da rompere il lucchetto con la pistola? Someone's locked this place up. There's something back there. I think I see a bed. I think we got a squatter. You see O another way in? qualcosa. No. Io ci provo. Non è successo niente, ma devo togliermi lo sfizio di aver provato. Ok, qui non c'è nulla. Ok, vediamo se qua c'è qualche chiave nascosta o qualche tessera. Nothing. Allora probabilmente si farà qualcosa praticamente passando sopra le librerie. Sicuro. Sicuro che si passerà
dall'alto. Devo solo capire da dove dall'alto. Qua si può. Oh, stavo per dire, qua si può rompere. Allora facciamo così. Se provo a lanciare il vetro, col vetro si rompe. Questa è un'altra figata. Che bello, hanno iniziato a trapanare. I miei vicini. This has to be Eugene's. Are you sure? Yeah, nobody else would tinker with this shit. But why would he hide it from me? Vedere se c'è qualcosa lì. Eugene. Definitely Eugene's place. 3-0-3-1-4. Che palle, ragazzi, mi sono perso quella cassaforte qualche episodio fa perché porca puttana c'era. Ah, gira. C'era la. Il Was a buco. Le firefly? luci. He served with Tani. I had no idea. Yeah. They got into some real dark shit. Like what? He said he blew up a checkpoint at Denver QZ, killed three soldiers and two civilians. Jesus. Che belli gli interni, ragazzi. He also told me that he and Tommy slow tortured some big Fedra general. I don't know. I don't buy Tommy doing that though. Leggiamo. Ah, He could do scritto. worse. What do you mean? He and Joel Le gioie hanno did a fatto lot to tutto per survive after the sopravvivere. Adesso outbreak. leggo, finiamo il dialogo loro. Ah, finito. Dina mi ha chiesto se andavo al ballo, ok? Eugene si trova in contatto con le luci? Sapeva di me, Joel? Non avrebbe detto qualcosa. No, avrebbe detto qualcosa, scusate. Io sono sempre alla ricerca di easter egg, ragazzi, quindi anche loro vogliono sapere i miei easter egg. Story time. Vediamo se si nasconde in qualche anfratto qualcosa di particolare. Laurent Fond, cos'è? Fold Cult. Laurent Foucault. Mente 100, nato con una mente brillante, ma aggravato da numerosi problemi di salute. Laurent trascorse i suoi anni di formazione in una stanza d'ospedale, dopo essere specializzato in medicina a soli 15 anni, sviluppò una cura per la sua rara malattia genetica. Guadagnò milioni con la vendita del brevetto. Nel giro di pochi anni accrebbe, scusate, il suo patrimonio nell'ordine di miliardi, usando il nuovo capitale per fondare l'impero della Spark e per seguire il progresso e la conoscenza a qualsiasi costo. Secondo alcuni, l'azienda ha ideato tecnologie per infondere superpoteri ai neonati, ma Foucault ha sempre definito l'accusa come ridicole illazioni. Effettivamente. Ok. Qua non c'è niente. Ne siamo arrivati da qui. Sento odore di easter egg, non so perché. Però tac. Oh, ragazzi, ma l'ho detto. Ho detto sento odore di easter egg. Ecco qua. La Play 3 Uncharted 2 e 3. Quello là che cos'è? Ah, Jack and Dexter. Bello. Bello ragazzi. Vediamo se si può fare, lo faccio in diretta con voi, la modalità foto. Eccolo qua. Modalità foto. Ok. E direi. Vabbè, nascondi il menu. Ruota griglia e cambia. Nascondi, ripristina scheda. No, no, direi che va bene così. Profondità di campo, bella però come cosa. Aberrazioni cromatiche, cornici, non c'è di bisogno. Chiudi, no, ho sbagliato. No.
Ah, praticamente non ti fa scattare con un tasto loro. Ripristina, cambia zoom. Ancora. Ti fa fare col tasto share. E lo faccio col tasto share. Salve istantanea. Perfetto, perfetto. Ho telefonata da matti, questa qua. Ok, c'è anche dell'altro sopra alla scrivania. Vediamo subito. Oh my god. It's Tommy and Eugene. They look like babies here. Bello, Lights, bello. heaters. Qua siamo dall'altra parte. Hey, found a generator. Fantastico. Somiglia al generatore usato per Days Gone. O no? O no, non assomiglia a quello che Oh, c'era that's better. fuori dei... Oh wow. Cazzo, però Impressive. vuol dire What anche age, rumore. Eugene? I bet you could mod your gun with this gear. Vuol dire anche rumore però un generatore. Chissà che... Ok, vediamo come funziona. Pezzi e integratori sono risorse rare. Risolvi con attenzione. Fantastico, esamina. Ok, ti fa vedere praticamente l'arma nella sua interezza. Potenziamenti, diamo un'occhiata. Wow. Ok, la cadenza di tiro più 45% di cadenza. Abbiamo poi la stabilità 35%. Rinculo più precisione meno rinculo. E poi più 4 la capacità del caricatore. Io ho 27 ingranaggi. Invece il fucile come si potenzia? Vediamo un po'. 40% la ca. Ah, ok, quindi più stabilità. Più 65% di velocità di ricarica è tantissimo, più del doppio. Vediamo la mira. Ah, è ok, diventa un cecchino praticamente. E più 25% ai danni. Peccato che non ho comunque neanche ingredienti per fare uno dei potenziamenti base, magari. Però, se si deve spegnere oppure no. No. Andiamo avanti. Oh, hello. Un riscaldamento. Ellie, look at the floor. There's more stuff down there. Belli, ragazzi, You see vedete questi anything, riflessi qua? Sono riflessi di una though? Not luce, here. diciamo, inesistente. Con le RTX, questi riflessi qua rifletterebbero, rifletteranno questi mobili qui, praticamente il mobilio. Tanta roba, ragazzi. Dove devo mettermi? E non ho capito cosa devo guardare. Ah, ok. Era solo per far capire che dovevamo andare sotto. Allora diamo un'occhiata a un modo per scendere. Non avevo visto qua. Oppure stiamo andando avanti? Già due volte che ho l'idea di tornare indietro, vado avanti. What's he got down here? Well, it's obviously a sex den. That's why he didn't tell you about it. Ok, qui I era dove hope eravamo it's a prima. sex den. For his sake. He was so lonely, man. It's probably just like a giant TV he didn't want to share. I'm 80% certain. 80? Wow. Quanti dettagli. Oh my god. It's weed. That's a lot of dead weed. This explains a lot. Porca bestia.
There we go. You think it's still good? Does weed go bad? Let's find out. Beh, le animazioni dei volti sono fantastiche. You having a hard time? No, I got it. Fuck. Give me that. Oh, yeah. Like you're gonna get it. Okay. It's... yeah. Oh, fuck it. What the fuck is wrong with you? I got it open, didn't I? Smells good. I mean, we stuck here a while, right? Totally trapped. Can I ask you a question? I don't know, can you? Scale of 1 to 10. 1 being, like, absolute trash. And 10 being life-altering. How would you rate our kiss from last night? Why are we still talking about this? You said it was a mistake. Did I say that? What are you doing? I asked you to rate our kiss. I don't know. Give it a 6. A 6? Wow. Like a solid 6. Okay. There are a lot of people around. Yeah. 6. Oh. What? Now I really want to know how you'd rate it. I don't think you do. You're infuriating. Have you met you? You make me want to go back outside into that blizzard. Don't want to stop it now. This better be better than a 6. Ragazzi, che dire? Che dire, ragazzi? Direi che con questa scena ci fermiamo. Finora regia, animazioni, mi sta piacendo. Pazzesco, bellissimo, trama. Gameplay è soddisfacente, convince, non è scontato, davvero per il momento tanta roba. Con questa scena pazzesca io vi saluto e ci vediamo in un prossimo gameplay, spero che anche questo vi sia piaciuto. Se volete, come dico ogni volta, su Twitch mi potete trovare come Killerem e quasi ogni giorno streammo. Grazie per avermi seguito in questa avventura e ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata a tutti!